Hello everyone! Oggi sono qui con il primo reaction video con mia mamma, che ancora non è arrivata, arriverà tra un paio d'ore, ma io voglio registrare questa cosa prima. Questo innanzitutto è il primo reaction video di mia mamma e io non penso che lei sappia che cos'è, però ha accettato, quindi vediamo come se la caverà. Poi la seconda cosa è che alla fine del video ci sarà un piccolo regalino per lei, una piccola sorpresa. Tra poco è la festa della mamma. Fatemi parlare brevemente dello sponsor del video di oggi, Ana Luisa. Sul loro sito c'è una bellissima offerta per la festa della mamma. Prendi un prodotto e il secondo prodotto lo paghi il 40% di meno. Un buonissimo regalo per te e tua mamma. E io ne ho approfittato. Oggi mi sono presa questa collanina che mi piace molto perché secondo me è molto versatile. Riesce ad essere, se la metti con una felpa o con un outfit sportivo, riesce a essere molto street, però se la metti magari su un abito nero riesce anche ad essere elegante e particolare. Poi ho preso queste bobby pins. Come si chiamano in italiano? Tipo mollettine? Non lo so. Non lo so, ragazzi. E infatti io non sono bravissima a metterle, però quando l'ho vista ho detto: ma come sono carine! Perché sono simili, però sono diverse tra loro e si vede che sono fatte bene. E quindi ho pensato: senti, se mai le compro, se mai ce le ho carine, mai le metterò. Le prendo, magari riesco a imparare anche a mettermele. Secondo me anche così sono carine. Fanno molto, non so, high school girl o middle school girl, non lo so. Comunque vi ricordo che Ana Luisa è un brand super attento all'ambiente, a emissioni zero, sempre attenta agli sprechi. Infatti anche il loro packaging è sempre molto attento appunto all'ambiente, però sempre carino, cioè, insomma. E per mia mamma, che lei ancora non lo sa perché io le darò questo pensierino alla fine del video e lei sarà molto imbarazzata, ho preso una collanina molto fine, semplice semplice. Questa collanina in oro con questa barra con i brillantini che secondo me illumina il volto senza però dare troppo nell'occhio. E io penso che a mia mamma piacerà. Poi ormai lo sapete, lei ama gli ear cuffs, gli orecchini quelli per le persone che non hanno i buchi di Ana Luisa. Penso di avergliene già regalati tipo 3. Quindi ho detto: senti, questa volta le prendo qualcosa di diverso, una bella collanina. Comunque sta per arrivare, ci vediamo dopo. È arrivata. Eccomi, presente. E già mi sta dicendo: non mi far parlare tanto, Sonia. Mamma, è un reaction video, se non parli, che fai? Reagisci con le espressioni facciali? Anche queste sono reazioni. E poi dai, ma questa sedia è bassa, perché lei è più alta di me. Solo che le ho dato la sedia, quella che non è la mia sedia. Ma non è che sembro bassa. No, è alta. Non mamma, l'ho detto. Lo so che l'hai pensato. È più alta di me. Io sono decentemente alta. Diversamente alta. Bassa. No, tu sei tipo 1,72. Ah, dai, abbastanza. Allora, per il video di oggi ho scelto questo video che si intitola 5 Mistakes I've Made Living in Italy. Don't buy these things. 5 errori che ho fatto vivendo in Italia, mentre vivevo in Italia. Non comprare queste cose. Io non l'ho guardato tutto, l'ho guardato così velocemente perché altrimenti se me lo guardo poi mi rovino la reazione, no? Ma loro come fanno a capire? Lo monto, lo metterò qui giù. Tanto lo taglierà sto pezzo. Forse. Il suo canale YouTube si chiama David's Dose of Italy, so la dose di Davide d'Italia, perché lui è americano, vive in Italia, se adesso penso che viva a Roma. Ma da quanto tempo? Da un bel po' di anni, prima però non viveva a Roma, viveva nel sud Italia. Allora. Ho detto e parlavo poco, quindi... 5 mistakes that I have made living here in Italy, and some of these mistakes might surprise you. Cominciamo. The first one is buying a television set. Now, here at our house, we do have a television set, yes. But I could actually do without it. I don't really need it. Before that, however, when I was single, I had 2 television sets, both at 2 separate times. The first one broke, and then a couple years later, I bought another one. Looking back, though, I think I only bought it one to watch the news, yes. Aspetta, just to practice my Italian, my listening comprehension. And so, yeah, it did help, really. But today, no, I don't need one. I say this because everything I need is on the internet. Devi comprare un televisore. Vuoi che te lo traduco io prima? Sì. Lui dice: la prima cosa che mi sento di sconsigliare è di comprare un televisore. Dice: secondo me alla fine è del tutto inutile. Perché... Dice lui. Dice lui. Non sei d'accordo? Assolutamente no. È vero che con il computer posso vedere tutto. Una televisione è una televisione, una bella televisione a letto, tu stai sdraiata perché così, e guardi il televisore, giri col tuo telecomando, lo scettro in mano, perché no? Però posso dire che qui si vede un po' un gap generazionale. Che so vecchia. Perché? Ma io la vedo poco, quella che vedo mi piace, a letto. Ma io mi vedo Netflix a letto.
mammozzone. Però certo, di sì. Allora, il televisore effettivamente quello lì mi servirebbe, perché anche io voglio stare a letto e vedere la televisione. Ma non mi serve necessariamente, come si chiama, l'attacco per vedere Rai 1, Rai 2. Ah, sì, quello va bene, non è l'antenna. Ma comunque anche Rai 1, Rai 2 e Rai 3 sono i miei canali preferiti. Ok. Che ti guardi? Mi guardo. Lui dice che all'inizio l'ha comprato perché pensava di imparare meglio la lingua così, no? Vabbè, ma in realtà quello non credo, perché quello basta veramente ti colleghi, questo non ha senso. Però penso che sia una cosa più personale. Secondo te è necessario? Eh sì, è la compagnia a casa, anche che poi una magari neanche lo ascolta. Spesso stai sola, lo accendi. Io metto YouTube quando sto in cucina, mi porto il computer e metto YouTube, mi sento le mie storie di true crime. Ok, ci sta. Vediamo la seconda cosa. Next are le multe, the fines. Now, one in particular that I want to talk about happened a couple of years ago. I decided to do the rent a car by the minute program. And so when I was finished, I parked the car in an area where I couldn't park. Let me explain. I parked the car in what is called a spartitraffico. And in English, it's an area that has lines, and basically it's used to divide the street into lanes. Now, I parked the car there because I saw other cars parking there, but at the end of the day, I ended up getting a ticket, and everybody else probably did too. This kind of reminds me of something that Warren Buffett said, who probably got it from somebody else. So in this case, just because you see other people doing it doesn't necessarily mean that it's something right. Ok, parliamo della sua prima multa. Questa è interessante perché mamma è un... diciamolo come un vigile che tutti conoscono. Infatti adesso dico non è più questo vigile. Questo termine, dai, polizia locale. Comunque, solo il nome è cambiato. Va bene. Lui dice che devi stare attento alle multe, perché dice: io avevo preso una car to go e quando avevo finito l'avevo parcheggiata nello spartitraffico. Però dice c'erano... Lo spartitraffico equivale a un muro. Che vuol dire? Assolutamente no. Che vuole, lo spartitraffico. Era meritata la multa? Sì. Sì, però lui dice che era pieno di macchine. Ha detto tutte le altre macchine lo facevano e quindi l'ho fatto anch'io. Eppure tutte le altre macchine, poi sono arrivata, la pattuglia. Infatti ha detto, probabilmente tutte quante si sono prese. Il problema non è parcheggiare là che non devi, è che non ci sono parcheggi a Roma, che è un'altra cosa, un altro problema grande. Io penso che qui lui volesse dare un consiglio a chi viene in Italia, tipo se tu prendi una macchina, non è che perché visto che gli italiani lo fanno allora va bene farlo, perché probabilmente tu prendi la multa, ma anche tutti gli italiani prendono la multa, quindi state attenti. E c'ha ragione. So I parked my car in the center of the neighborhood, in the main piazza. Non parcheggiare in un giardino pubblico. Blue lines. And when you park in the blue lines, this means that you have to pay. Now, if you do park within the blue lines and you're only going to be a few minutes, then what's important to do is to put on the emergency arrows, because this tells the traffic warden, I'll be right back. Allora, in America non funziona sempre così, che le strisce gialle, le strisce blu, le strisce bianche, quindi si vede che lui non lo sapeva. E poi ha dato un consiglio, ha detto: se volete parcheggiare sulle strisce blu ma dovete stare solamente per poco tempo, assicuratevi di mettere le quattro frecce. Non so se questa cosa è vera. Cioè, le quattro frecce con lui che esce? Sì. È comunque una macchina in sosta. Sì, non credo che sia proprio... Aspetta, vediamo cosa cioè, stava però finendo. Magari c'ha un senso, aspetta, infatti. Finiamo. Segui un attimo. Whenever I park in the blue lines, I always pay, even if it's for 10-15 minutes. But one time I don't pay, then the ticket checks come around and they gave me a ticket, unfortunately. Let's just say that Murphy's Law struck once again. Fortunately, there is a way around this. Now, if you do decide to park in these blue lines, but you don't want to pay the ticket because you think, oh, it'll just be a few minutes, nobody will come. If the traffic wardens do come, then I believe they have at least 10-15 minutes before they give you the fines. This is what I've understood. Non ha più parlato delle frecce, ma ha detto: se lasci la macchina per 10-15 minuti, gli ausiliari del traffico devono aspettare 15 minuti per poterti fare la multa. Questo purtroppo non capita, e ti è capitato anche a te. No ragazzi, non è capitato. Ti è capitato anche a te, capita un sacco di persone. Addirittura adesso per fortuna c'è l'app, perché può capitare che parcheggi, la macchinetta è distante, torni, poi devi fare ricorso, comunque è una lunga storia. Quindi... A me così è capitato, io ho parcheggiato, sono andata a pagare, che era dall'altra parte della strada, quindi con le spalle il io davo la macchina. Il parcometro magari non è vicino. Ah.
non ci avrò messo più di 8 minuti, non lo so, sono tornata. Perché non l'avevo visto? Perché io sono andata a pagare, poi sono tornata, ho messo il bigliettino e me ne sono andata perché non avevo visto la multa. Quando sono tornata ho trovato la multa che era stata fatta tipo 3 minuti prima del mio pareggio. E che paura se fai ricorso, non è detto che lo vinci. Attenzione a questo purtroppo consiglio, è vero, perché è stato sfortunato. This one happened while I was leaving Salerno to go and live in England. So this was about 2014. At the time, I was living in a small apartment in Salerno and I had a contract with an internet company. So because I was going to live in England, naturally I had to cancel the contract. So after much searching, I managed to find the right form. I filled it out and I sent it into the internet company thinking everything was resolved. No. So after a year of study, I decided to go back to Italy and teach. While I was on the plane landing, I get a phone call. And I thought, okay, after a year, who could be possibly calling me? Who is this person? I don't know. I go to passport control, I get my bags, and while all this is happening, this number just keeps calling and calling. I thought, who the hell is this? So finally, I answer the phone. And this lady says, Carmosino. Sì, sono io. Then she told me that she was from a collection agency and that she had to close this contract with me that I hadn't closed a year prior. Imagine my surprise. So at this point, I was rather confused, to put it lightly. So I called the internet company and I asked them if they show records of me still having an active contract or if I had closed it out. And they said, no, we still show it active. I said, how is that possible? I sent the form in. Vediamo perché. Spero che non ci sia perso il documento che ho inviato. Io l'ho vista questa parte. We found out that on the form I had not included a photocopy of some identification. Looking back on this was probably naive on my part. I probably should have consulted with an Italian friend. Ha detto che non aveva inviato la fotocopia del documento, cioè lui non aveva inviato il documento, aveva inviato solamente. Ma io non avrei saputo, per esempio. Modo per prendere altri soldi. Un modo per prenderti i soldi? Sì. Anzi, ringraziamolo, così sappiamo tutti quanti che laddove dovessimo disdire un contratto ci serve assolutamente anche la fotocopia del documento. Qui c'è scritto rent, quindi si sta per sfogare. Anch'io mi sfogherei. In my defense, however, on that form, it did not say that they wanted a photocopy of a document. And when I talked to Italian friends, they says, well, it just goes without saying. We know that actually. Whenever we do anything bureaucratic or something of the like, they want to see a copy of our identification. It is logical, yes, of course. Not everyone's going to agree with me, but I think that's a bit presumptive. And if you're a foreigner coming here, it might not be that obvious, actually. Io, per esempio, non l'avrei saputo. Io non so, non mi è mai capitato. Comunque lo dovevano scrivere, anche perché lui ha fatto le sue ricerche. Vabbè. È scorretto. Comunque mi vedo sulla videocamera e mi piacciono un sacco. Lui sta dando, penso, dei consigli per le persone che vanno in Italia. Is riding a bike here in Rome. Now, I've never actually rode a bike as my main method of transportation, but I have tried riding one just to get around and to go to certain places in my daily life. That's a mistake, in my opinion, because I think that most areas in Rome are not bike friendly. In other words, the roads are not really set up, or neither the sidewalks, for bikes. And as a motorist, I can tell you that bikes are very irritating. Now, I'm not saying that like I gun for them, but I just think a lot of bikes are not responsible in the way that they ride because they think they're cars and it can really cause a lot of confusion and bottlenecks on the road because we have to dodge these bikes. Mi piace quello che dice, nel senso di solito quasi tutti parlano di com'è bello prendere la bici e ci sta, tipo per l'ambiente, prendere la bicicletta, ma lui vive a Roma adesso. È apposta, infatti apposta ridevo. Cioè la bicicletta a Roma. Uno non è sano, solo per quello che ti respiri. Roma è grande, poi Roma è una città che ha grandi distanze, quindi c'ho 7 colli, è tutta salite e discese. A meno che vai a Villa Borghese, vado a farmi la passeggiatina, cestino. Ci sono alcune parti di Roma che hanno delle viste ciclabili. Sì, ma sono così limitate, piccole. E comunque l'aria secondo me non è buona. E lui dice che gli dà anche fastidio perché principalmente lui guida. Quindi dice, quando vedo le persone che stanno in bicicletta, spesso sono un intralcio al traffico perché non sanno come comportarsi, perché sui marciapiedi non ci possono andare, le piste ciclabili non ce l'hanno, si mettono in mezzo alla strada e noi dobbiamo schivarli. Che pericoloso, perché in conto vai in Romagna. C'è proprio un'altra cultura differente. Io vi dico che da romana praticamente non ci so nemmeno andare in bicicletta. L'ultima volta che ci ho provato ero in Giappone, pensate voi, e stringevo il manubrio così forte che mi sono venute le vesciche. Stavo così.
Io per il mio viaggio che dovevo prendere la bicicletta mi sono allenata in un piazzale. Ci sono andate pure in palestra. Vediamo che altro dice. Actually, while I'm filming this video, I just thought of another mistake that I made, and this is a bit more fundamental. Now, when I first moved to this country in 2009, I moved to Naples and I started working in a language school. At the time, it seemed like a plan. However, I had no plans for the next 5 years, you know, nothing really set in stone for the future. And I think no matter where you're living, that's a mistake. My thought was, okay, I'm here, let's just live here and soak up Italian culture, which is not bad in and of itself, really. But if you have no active plans for the future, nothing to really make progress in your life, then that is a problem. Now, fortunately, things worked out in the end. I have a nice life here in Rome, and I'm happy. But before that, I felt that I was just drifting, really. You know, I was just teaching year in, year out, and I really had no direction, in my opinion. Non lo so, questa non lo so. Penso che sia un errore andare un po' così alla deriva. E io non sono tanto sicura di condividerla. Se non conosci il posto, ci sarà un momento che ti fermi dove senti che te lo senti più familiare. Secondo me è un po', gran parte della vita è alla deriva. Cioè ci sono delle cose che tu puoi, come si dice, set dei, degli obiettivi. Lui ce l'aveva, però si è trasferito in Italia, voleva conoscere la cultura italiana e quello secondo me già è un obiettivo e poi dopo da lì si plasma. Anche perché se vuoi conoscere tutto. La cultura italiana non è solo Roma, non è solo Milano, non è solo Napoli, non è Palermo. Quindi all'inizio vedi e poi... Anche perché quasi ti scoraggia a dire, cioè io devo andare in un paese per mettere su famiglia e trovare lavoro in questo tipo di... cioè no. Non lo so, io vi direi che se volete partire senza necessariamente avere un obiettivo troppo definito, l'obiettivo poi si definisce nella vita, no? Questo poi dipende anche dall'età e da tutto. Chiaro che se io adesso, Matusalemme, parto, poi stabilire un obiettivo, quando sono morta dentro la bara stabilisco un obiettivo. Cioè, no, no, non è però, vero. Però, cioè, sei giovane. Non è mai troppo tardi, non è vero. Vabbè, comunque devo dire che ha dato dei consigli, la cosa del parcheggio, molto utile. Soprattutto la delle strisce blu. Mi dispiace per internet, però sono contenta che si trovi bene a Roma. Almeno lui, perché Roma mi stressa. A me no. Non ti stressa? No. A me tantissimo. A me no. Bello il traffico. Sì. Il non parcheggio. Mi le file. Abituata. Le persone stressate. Da tutte le parti ci sono. No, non così. A me piace Roma. Tipo ad agosto è perfetta. Io adoro Roma ad agosto. E mi piacciono anche i romani in generale. Cioè mi piace la cultura che c'è a Roma. Però il romano in mezzo alla settimana è stressato. Sono stressati tutti. Può essere. Non lo so, io c'ho questa idea. Bene, prima di finire bene, il video, abbiamo aspetta, finito, che bello. Ho un piccolo regalo per te per la festa della mamma. Figlia, grazie. Prego, madre. Posso aprirlo? Un pensierino. Che bello che è. Me lo posso mettere? Poi certo, la puoi mettere anche più stretta, dipende dal... Guarda come ti sta bene già. Bella, eh. Grazie. Happy Mother's Day. Bacio fittissimo per la telecamera, che non ci diamo mai. Una leccata. No, che schifo. Quando ero piccola me lo faceva, a me fa schifo. Happy Mother's Day. Bello, thank bello. You for being here. Grazie di aver guardato. Grazie. E ci vediamo alla prossima. Ciao. Ciao.